Ciao, parlaci di te. Ciao, io mi chiamo Alessandra, vivo in provincia di Torino, in Valsusa. Ho 50 anni, sono operaia in un'azienda che produce serrature e casseforti e ho, da quando avevo 16 anni, un'artrite reumatoide. Negli ultimi anni anche una fibromialgia e sono fortunata. Mi chiamo Franco, ho 72 anni, ora sono pensionato, prima ho lavorato in amministrazione pubblica nella polizia locale. Sono asmatico grave da circa 20 anni. Il mio nome è Irene, ho 18 anni e vivo a Viterbo, città in cui frequento anche l'ultimo anno di liceo classico e sono diabetica da dicembre del 2013, quindi sono appena più di 7 anni con diabete mellito tipo 1. Nicola, ho 60 anni, vivo in Sardegna, a Cagliari, sono un libero professionista di relazioni pubbliche, ho una patologia rara congenita e poi lo scorso anno si è aggiunta la diagnosi di un tumore raro. E mi chiamo Eugenio, sono nato a Foggia e vivo a Foggia. Ho 82 anni, mi sono accorto di avere l'insufficienza cardiaca circa 6-7 mesi fa, a agosto dell'anno scorso, agosto del 2020. Da paziente, come hai vissuto questa emergenza? Ti sei trovato in difficoltà in questi mesi? Ma sicuramente sì, perché comunque è saltato un po' tutto. C'è stato un grande caos a livello di ospedali, di visite rimandate, esami e difficoltà ad avere un rapporto con i medici. Assolutamente sì, ho avuto delle difficoltà. L'ho vissuta con grande difficoltà. All'inizio, con lo scoppio totale della pandemia, mi sono ritrovato escluso dalla prosecuzione delle, non tanto delle terapie, ma comunque sia dell'assistenza. Come hai comunicato con il medico in questi mesi? Hai utilizzato canali digitali e per quale tipo di comunicazione? Ho comunicato principalmente col telefono, tramite WhatsApp e mail attraverso il telefono. Sì, ho usato strumenti digitali e ho comunicato, ero diciamo, costantemente in contatto con il mio medico tramite una piattaforma tramite cui ci scambiavamo dei messaggi dopo che appunto io avevo la possibilità di scaricare dal mio microinfusore i dati con tanto di grafico glicemico appunto e quantità di insulina erogata e tutto quanto tramite web, a cui appunto il mio medico poi aveva accesso e ci confrontavamo tramite messaggi su quest'altra piattaforma. Con il mio medico ho comunicato per telefono, ma anche con gli strumenti digitali che man mano si sono potuti aggiungere, quindi senza andare molto lontano, insomma, con WhatsApp, con Telegram, anche con canali particolari. Con quale medico? Io purtroppo il mio medico di famiglia non è abituato a comunicare con la digitalizzazione, mentre io continuo a sollecitarlo perché io sono un pro digitalizzazione. Io, se potessi, farei tutto attraverso la digitalizzazione, tant'è che le mie richieste le faccio anche tramite WhatsApp e il medico di famiglia non mi risponde perché non lo sa utilizzare. Hai mai svolto una televisita con il medico? Non ho mai svolto nessuna televisita, non è mai successo, non è mai successo. Sarebbe interessante perché ci sarebbe la possibilità di spiegarsi guardandosi, quindi magari di farti vedere, che ne so, una mano, piuttosto che un piede, sarebbe molto diverso vedersi, assolutamente sì. Finora non ho effettuato televisite con il medico e sì, effettivamente sarei anche interessata a farle perché penso sia una cosa utile, comoda e anche fattibile in realtà perché tramite appunto le piattaforme con cui scaricare i dati poi si tratterebbe di un confronto con il medico, quindi perché no? No, finora non mi è stata proposta e non ho avuto la possibilità di farla. Però sarei ovviamente interessato, sicuramente credo che sia un'opportunità da sviluppare, che potrebbe essere molto utile anche nel mio caso. No, lo sa, no, perché è una mia formazione mentale. Io, per l'età che ho,
Preferisco il contatto visivo. Per una visita preferisco sempre avere qualcuno che possa contattare direttamente, che abbia un contatto diretto. Hai mai utilizzato il fascicolo sanitario elettronico? L'ho utilizzato solo in consultazione, non mi è capitato finora l'occasione di poterlo utilizzare andando per esempio, in altri centri specialistici, in altri ospedali, però certamente poteva essere utile, potrebbe essere utile anche per quello per cui è nato, cioè quello di poter non spostare. Sempre dover spostare il paziente, ma spostare i dati, quindi di conoscenza del paziente, poterli utilizzare e valutare anche altrove, insomma. Sì, lo utilizzo e l'ho sempre utilizzato da quando sono venuto a conoscenza, che saranno più di 2 anni, 3 anni. Quindi sono favorevole a che il fascicolo sanitario venga aggiornato di tutto, perché per esempio nel mio fascicolo non c'è il ricovero al pronto soccorso, non c'è neanche l'intervento del pacemaker, non ci sono le varie radiografie che ho fatto, non ci sono, ho fatto le cataratte agli occhi, non c'è assolutamente niente nel fascicolo sanitario. No, non l'ho mai utilizzato essenzialmente perché non sapevo, diciamo, della sua esistenza fino a qualche giorno fa, però sarei interessata a utilizzarlo perché penso sia comodo, efficace e soprattutto si ha la possibilità di avere tutto a portata di mano. A parte che non lo sapevo neanche, non era a conoscenza, ma poi calcoli, io sono abituato, come dire, al fascicolo, alle cartelle cliniche quando uno esce dall'ospedale, c'è tutto il fascicolo cartaceo. Io ho questa abitudine, però se ci fosse la possibilità di avere un... Deve essere molto semplice, perché come ripeto io ho sempre difficoltà ad inserirmi in questi contesti, se ci fosse la utilizzerei, certo, la possibilità di apprendere come utilizzarlo. Pensi di avere le competenze digitali adeguate per utilizzare strumenti digitali in ambito sanitario? Personalmente sì, più che altro perché diciamo al momento di mettere il microinfusore, diciamo di incominciare l'utilizzo di questo, sono stata tra virgolette sottoposta ad un corso comunque di formazione che penso sia importante e quindi sì, personalmente mi ritengo competente, cioè riesco comunque a gestirlo tranquillamente, calcoli e cose varie. Ma assolutamente no, non ho assolutamente le competenze per riuscire a fare un buon lavoro, inteso come una gestione totale del mio, diciamo, fascicolo sanitario, perché non c'è abbastanza formazione, non c'è informazione, non si sa cosa si può fare, come si può fare, e quindi no, non ho le competenze per il momento per usare da sola questo strumento. Come pensi debbano essere migliorate le competenze e le conoscenze sugli strumenti digitali in ambito sanitario? Dovrebbero essere diciamo, le istituzioni a formarci. In realtà sto notando che molte associazioni si stanno di pazienti, si stanno dando da fare per formare i pazienti all'uso degli strumenti digitali messi a disposizione dalle istituzioni. E quindi un gran lavoro lo svolgono loro. In questo caso è il Ministero della Salute o quantomeno lo Stato ci dovrebbe mettere in condizioni di poter viaggiare più rapidamente col computer e metterci in condizioni di essere al passo con tutto il mondo, perché quello che avviene qui in Italia è relativo rispetto a quello che poi ci gira intorno nel mondo intero. Come vorresti che fosse la sanità del futuro? Dovrebbe ripristinare sicuramente un contatto in presenza perché è importante, per me questo è importante. E poi manca una sinergia tra specialisti. Per me la parola chiave è efficienza e velocità, sì. Io direi veloce, innanzitutto, efficace, quindi che diciamo in modo che la velocità non vada anche ad intaccare l'efficacia e soprattutto a portata di mano. Quindi, diciamo, in questo senso la tecnologia penso possa aiutare senz'altro questa cosa, come ad esempio l'introduzione di questo fascicolo sanitario elettronico che appunto a cui io ho effettuato l'accesso proprio qualche giorno fa,
e ho visto che di fatto non è una cosa impossibile avere, diciamo, tutti i dati personali a portata di mano. Penso che sia anche possibile e fattibile fare più, magari, televisite, cose che magari adesso, si fanno di meno, anche se, ritengo che non possano comunque sostituire la visita personale con il medico, perché per quanto sia, è essenziale mantenere un rapporto, anche che sia un rapporto umano con il medico. Quello che dico sempre, manca l'umanità un po' di volte. Se c'è l'umanità alla base di tutto, abbiamo raggiunto l'obiettivo al 90%. Poi il 10% lo emette il medico con la sua conoscenza, la sua esperienza, tutto quello che ha. Se ha voglia di ampliare la propria conoscenza, però alla base ci deve essere l'umiltà e l'amore verso il lavoro che fa e trasmetterlo ai propri pazienti. Maggior traslazionalità, per esempio, cioè riuscire a trasferire molto più velocemente quelle che sono le innovazioni e le migliori, maggiori conoscenze proprio nell'assistenza e nelle prestazioni per i pazienti. Sulla digitalizzazione, la sanità deve poter dare ai propri pazienti non più il ricovero in ospedale, ma date la possibilità di prevenire il male attraverso il monitoraggio.